Tutti, amici dello Zoccolo Duro, è mancata la ciliegina sulla torta di questa settimana fantastica per noi tifosi giallorossi, però non ci possiamo lamentare, dai, comunque siamo pur sempre tifosi della Roma, quindi già quello che abbiamo raccolto questa settimana mi sembra più che sufficiente. Abbiamo pareggiato il derby, lo so, però dai, c'è da essere contenti perché martedì abbiamo fermato la squadra più forte di Spagna, probabilmente una delle più forti, due o tre più forti d'Europa. Oggi abbiamo fermato la squadra più forte d'Italia, che non è prima in classifica, a 23 punti di svantaggio, ma solamente perché vittima di un complotto massonico, finanziario, sportivo, federale. E sarà per questo, per protestare per questo motivo, che i tifosi della Lazio prima della partita hanno rivolto cori contro Anna Frank, nota esponente della massoneria giudaica. Ma io dico, ma come si fa? Ma come si fa? Vabbè, dai, scherzi a parte, potevamo vincerlo questo derby. Però, come tutto l'anno, si fa fatica a giocare contro le piccole squadre. Si fa fatica a giocare contro le squadre che sono nettamente inferiori a noi e che vengono con l'intento preciso di distruggere il nostro gioco e mancando la qualità a centrocampo di un regista, come ho detto in tanti video, poi si fa fatica. Per carità, noi le nostre occasioni le avremmo anche avute. Dispiace per Bruno Perez perché poteva iscriversi nella lunga lista di difensori a sorpresa che li hanno purgati. Una lista che vede i vari Yangambiwa, Balzaretti, Cassetti, Paolo Negro, sempre sia lodato. Quindi, insomma, rimane l'amaro in bocca di questi due legni che ci hanno impedito di vincere. Però, insomma, sì, lo sapevamo, un derby è sempre un'insidia. Poi venivamo da una settimana forse troppo euforica per quello che era stato il risultato di martedì, e quindi diciamo che il rischio di poterlo affrontare con un po' di sufficienza e di leggerezza, almeno quello è stato scongiurato. Poi il gioco espresso non è stato dei migliori, però ci prendiamo questo punto che ci consente di stare sopra la Lazio per la differenza negli scontri diretti e in caso di arrivo a pari punti sarà importante. Che dire, ormai tanto è inutile continuare a parlare di questo campionato perché noi siamo focalizzati solamente sulla semifinale, scusate, di Champions League. E un'ultima nota la voglio spendere, la voglio dedicare alle coreografie. Da applausi la coreografia della curva sud, bellissima. Lo striscione sotto citava Goethe, molti non l'hanno capito, o meglio, molti di loro non l'hanno capita. E mentre devo dire, devo essere sincero, era bella anche quella della Lazio, tutta la curva, quei cartoccetti 1900, un po' vista e rivista, però non era male. Non ho capito perché a un certo punto hanno srotolato un enorme telo con una pantegana disegnata sopra. Una cosa marrone, non si capiva, una foca, sembrava una pantegana. Io non vorrei che fosse una risposta ai nostri continui sfottò, che diciamo loro si rintanano sempre nelle fogne quando perdono, che spariscono, invece hanno voluto far vedere la loro presenza con un'enorme pantegana a tutta curva. Va bene ragazzi, dai, 0-0, è andata così. L'importante è che non si è perso e che negli scontri diretti siamo davanti. Io, come al solito, vi saluto e vi ringrazio, e ancora di più stasera, forza Roma e abbasso la Lazio.